Seguirò quel canto che annuncia l'estate, portando il nuovo sole a Beltane. Allora, ragazzi, dal 29 che cerco di andare dal medico, sempre chiuso, cose. Ieri sono andato chiuso, stamattina sono riandato chiuso, cioè chiuso, faceva dalle 4 alle 7, ma domani non riesco ad andare. Mannaggia. Difatti, poi mi sono trovato l'antibiotico a casa, me lo sono preso io. Mo sto al quinto giorno, difatti da ieri mi se n'è andata la febbre, 37-2, che per me è poco poco, la tosse mi se n'è andata, ho ripreso 1 chilo, già sto a mangiare. Però mi devo fare visita, mi devo fare pure una cura ricostituente. Chiuso il bollettino medico, a chi interessa. Allora, stasera vi devo parlare. Faccio sto video, non lo dovrei fare, perché guardate, sono impresentabile ancora. E in più esco da una cosa, non ci sto, non, proprio non ci sto con la testa. Però oggi stavo un po' meglio. Vedendo delle cose mi sono venute in mente delle cose, un accozzale, sono 4-5 cose che magari non c'entrano, però sono curiosità. Parto subito dal discorso questo dei simboli dell'Agenzia Spaziale, magari lo metto nel titolo probabilmente, però metterò anche altre cose, curiosità più che altro, e per tenere il filo tirato tra noi. Se no dici, oggi mi ha scritto ieri, no, è 3 giorni che non fai un video. Ho detto, scusa, ma non lo vedi che sto scritto in tutte le parti, tutti che sto male, andrò, come, se sa manca che c'ho. Va bene, voi ragazzi, poi magari che mi riprendo, c'ho un po' di roba da fare, c'ho un po' di video, c'ho pure una sorpresina, collaborazione con una persona che conoscete bene, magari facciamo una cosa seria solo in due, non anticipo niente. Però c'è da fare, mi devo solo riprendere un po', un attimo, datemi un attimo di tempo. Allora, vabbè, apro questo discorso dell'Agenzia Terra Piatta, però premetto una cosa, pur parle tra noi, però concentratevi. Ma dico io, no? Ma secondo voi, immaginate, mo uno apre un canale, oppure nei suoi canali comincia a dire che gli asini volano. Ma secondo voi chi è che si mette a fare i video? No, non è vero, gli asini non volano. Quindi chi è che fa i video per dire che la Terra non è vero, la Terra è sferica, non gli date retta a questo? Ma se uno viene, se io deridessi questa cosa della Terra, oppure dico vabbè, ma questi sono scemi, ma secondo voi faccio i video per dire guardate, non è vero che come dice quello che piatta la Terra è sferica, perché qui in coso, no? Einstein, Kepler, guardate. Allora voi direte, questa è follia, follia. Lì vedete la malafede della persona, che c'è qualcosa che non quadra, al 90% di debunk, di leccamenti, di culo e di cose, e al 10% di follia proprio. Non parliamo di quelli che hanno una certa visibilità, di cui parlavo nell'ultimo video. Che ti metta a fare i video della Terra? No, perché cioè, già io, un soggetto come me, magari io ero terrasferico e ridevo di queste cose, la terra piatta, veniva uno, che fa, mi metta a fare i video per dire no, non è vero. Oppure dici, vabbè, ma gli utenti mi hanno chiesto che ne penso, che devo pensare, gli asini non volano, basta. Voi direte, vabbè, però visto che ha un seguito, sta crescendo, ma allora chiedetevi perché. Com'è possibile? Ma immaginate se io mi metto a dire che gli asini volano e tutti mi credono. No, non mi credono se dico che gli asini volano. Vi volete chiedere perché c'è questo? Ok, e fosse anche, c'ha un seguito. Torniamo al discorso. Uno fa i visiti, gli asini volano e c'ha un seguito. E io che fa? Mi devo mettere a fare i video per dire guardate, non li credete a quello, che gli asini non volano. E allora mi cominciano a dire, allora spiegaci perché hanno ritrovato quel fossile con quella cosa lì qua dietro, che sembra che. Ma non me ne frega niente! Non mi metto a fare i video contro quelli della Terra piatta per dire che è sferica. Lo vedete dove sta il qualcosa che non quadra? Chiuso il discorso. Quegli altri che dicevano sulla Luna, no? Ma figurati se i russi non lo vedevano, che non sono andati sulla Luna, l'avrebbero sputtata. Allora guardate qua, ora vi faccio vedere una cosa, ma qua siamo alla follia, ragazzi. Queste sono i simboli di alcune, c'è pure quella indiana, pakistana, uguale, ma alcune per non staffarla alla lunga. Guardate, Russia. Guardate la russa.
guardate la NASA. Queste dipendono dalla NASA, lascio aperto. Guardate la giapponese, lo vedete lo stesso simbolo. Questa non lo so, che magari tedesca, non lo so. E comunque è celato pure qui. La canadese pure se è più celato, ma ce l'ha. Guardate la cinese. Guardate l'israeliana, la vedete là proprio così. E guardate l'inglese. E poi tutto questo cerchio alla Walt Disney. Alla Walt Disney. E qua è proprio quello la Walt Disney, eccolo qua un'altra volta. Allora, questo per farvi vedere, ve l'ho detto per dire, ma com'è possibile? Adesso, e qui vi voglio anticipare una cosa esoterica mia personale, perché? Perché ero andato a rivedere degli appunti vecchi e mi sono reso conto che tanto tempo fa, un po' di anni fa, scrivevo in un forum e io veramente, guarda, questo ve lo devo dire, sai perché? Perché non l'ho letto in nessun libro. Nessuno, non si sa, stavo con la penna, mi trovo una penna che scrive decente, stavo con la penna a fare così le cose, poi in un quadrato, non lo so come, sono ateo, diciamo così, e mi metto a fare, ora fatelo bene pure voi, prendete una penna, perché torniamo a questo discorso, almeno in parte di questo simbolo, che chiamiamo lama maschile. Prendete una penna e fate questo, praticamente. Che dovete fare? Ora ve lo faccio davanti a voi. Speriamo che... Come posso fare? Ci provo a farlo da qui, guardate. Oh cavolo, come cazzo? Allora, fate un quadrato. Oppure potete anche non farlo. Vabbè, io lo faccio schizzare perché questo esce poi. Avete presente nel display dell'orologio delle cose con le lettere, per esempio delle lettere della radio che vi esce là, come vi escono le lettere? La A ovviamente in questo caso non la fai così, ma la fai così, la A, ok? La A. Poi la B la fate così, cioè un quadrato così la B è. La C è questo così. La D è questo così chiuso, come la O, BC, D, E, la E è questo, la F è questo, la G è questo, la H è questo, la I è questo, si vede? H-I, L, M, L, M, vedete la M? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Vi esce questo, che se lo volete fare senza quadrato è questo. Eccolo la lama maschile e femminile che si unisce. Questo ci sono arrivato da solo per arte divina qualche anno fa, infatti come non mi venne, oddio, sembrava che avevo scoperto no, l'America, per dire, ero molto entusiasta di questa cosa e mi riallaccio ai simboli lì. Ve lo dico perché, non è, perché a me piace trattare queste cose, non quelle che leggi per quanto possono, quelle sì, certo, quelle di base oppure che sono importanti per cose. A proposito, guardate come dicevo i russi, perdone, i russi che no, perché i russi avrebbero detto che guardate il simbolo russo NASA. Vedete la lama? Ma pure quella pakistana, tutta, andatevele a studiare, approfondi voi adesso. Allora, adesso chiuso pure questo discorso, ci tenevo a dirvelo. Vi voglio dire una particolarità. Anni fa, nel 2015, mi sembra, sentì Bergoglio, mentre parlava di misericordia, se ne uscì con questa frase, che io poi andai a approfondire. In questo tempo, disse, in questo tempo di cambio di epoca, io credo che questo è un kairos, disse proprio così. Ora, kairos è una parola che viene dall'antica Grecia e significa momento giusto, opportuno o momento supremo. Potete andare a trovare pure su Wiki, ne parlo, comunque io ho appunti miei che mi fece. Gli antichi greci avevano due parole per il tempo, Cronos e Kairos. Mentre la prima Cronos si riferisce al tempo cronologico e sequenziale, la seconda Kairos significa un tempo di mezzo. Un momento di un periodo di tempo indeterminato nel quale qualcosa di speciale accade,
Cronos è quantitativo, Kairos è qualitativo. Come divinità, Kairos era quasi sconosciuto, mentre Crono era considerato divinità del tempo per eccellenza. Questa è un'altra curiosità. Adesso passiamo a questi esseri che dai Sumeri a Babilonia, Egizi, Ebrei, Cristiani e tuttora adorano il sole. Ecco perché mettono l'eliocentrismo, hanno pure l'eliocentrismo. Poi io ci feci due video vecchi sulle motivazioni spirituali del cambio di cosmologia. E parlavo proprio di questo discorso del sole, che lo hanno voluto proprio, quando le hanno proprio. E tu dici che ci entra questo? Ci entra perché pensando da me, dici, ma com'è settembre? Settembre, ottobre, novembre, dicembre, ma settembre 7, ottobre 8, novembre 9, dicembre 10, ma settembre è il nono mese, non è il settimo, ottobre è il decimo mese, non è l'ottavo, novembre è l'undicesimo mese, non è il nono. E dicembre non è il decimo ma il dodicesimo. E come può essere questo? Perché l'anno parte a marzo. E se lo fai partire a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Tu dici perché mo torniamo al sole? Perché gli altri non ce l'hanno la connotazione? Perché settembre viene da Set pure, che è il mese dove inizia ad esaltarsi Set e a morire Horus, che rinasce a fine dicembre, cioè primo gennaio gli mette la cosa. Ed ecco l'esaltazione un'altra volta del sole. Quindi il primo gennaio non festeggiamo niente. A parte il sole, il discorso vabbè questo qui. Che lo fa, e difatti gennaio, che poi tutti il perché, Januari, febbraio, Dio, Janus, lascia perdere, questi sono tutti altri discorsi. Io questo era, pensa, una volta, no adesso, poi lo sono andato a ritrovare anni fa, dicevo, ma com'è settimo? E allora, che poi è vero, c'è tutto un discorso che è vero, che nasce a marzo, insomma, tutto un discorso, ma vedete come lo fanno. Un po', ma roba da pazzi. Quindi non può essere perché deve partire a marzo per forza l'anno. Altra curiosità che vi volevo dire. Non so se ce l'ho ancora, me ne sono perso. Comunque mi raccomando, fate questo che vi ho detto. Vedi cosa esce? Se lo lasciate nel quadrato esce così, se non vi esce così. Guardate quello lì. Niente, ci diamo appuntamento appena mi riprendo un attimino, ragazzi. Ho voluto fare questo giusto per stare presente. Che sto un po' in ripresa, anche se voglio l'ok del medico. Deve dire pure che cavolo. Non può essere un'influenza del genere, 3 settimane per di chi non si sa, mai successo una cosa del genere. Niente, non lo dovevo fare nemmeno sto video, stavo aspettando che mi riprendevo, domani andavo dal doc, sto ancora a prendere gli antibiotici, mi devo fare pure questo. Però l'ho voluto fare, intanto ho dato sti spunti che sono, come si dice, veraci, nel senso partoriti da me, specie questo discorso di mettere tutto l'alfabeto esce quello. Quello dei simboli lo sapevamo, ne abbiamo trattati, mi sembra pure altri canali che trattano Terra Piatta tempo fa. Ci sarebbe però alla massa, magari non lo sapeva. Quindi basta con queste leggende metropolitane. Allora, se non sono andati sulla Luna, i russi a quei tempi l'avrebbero perché loro erano in concorrenza. Ok, ragazzi. See you later. Alligator.